Guardiamo al Signore e saremo raggianti, perché la luce illumina il nostro volto. Anche questa domenica siamo invitati a guardare a Dio come a una luce che ci permette di intravedere tutta la sua bellezza e la sua grande bontà. Impegniamoci a seguire sempre e con fedeltà Gesù, che è il nostro dono più grande che Egli ci ha fatto, ascoltando la sua parola e mettendola in pratica con entusiasmo. Sarà Gesù la nostra luce, che ci permette di vedere il Padre. Ci fa leggere nella seconda lettura il desiderio di Paolo, presentato anche in una maniera abbastanza energica e forte, che finiscano le divisioni nella Chiesa di Corinto. Perché? Perché dice, non è questo il nostro credo, la nostra fede. La nostra fede è Gesù, l'unico vero Salvatore. Ed è in Gesù che dobbiamo trovare l'unità dei cuori, delle intelligenze, unità che non significa chiaramente uniformità, significa respirare la stessa aria, vivere dello stesso spirito. Allora vogliamo chiedere in questa celebrazione eucaristica che ci sia il dono per tutte le chiese del mondo e che ci sia questo dono per la nostra comunità. Vivere in armonia da battezzati, da veri figli di Dio, fratelli di Gesù. E sui peccati che spesso commettiamo nelle divisioni, nelle discordie tra di noi, vogliamo chiedere perdono. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente,
Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, della gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la Tua volontà, perché nel nome del Tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Nelle letture di oggi vediamo l'inizio della missione di Gesù, che comincia ad accogliere attorno a sé coloro che poi lo seguiranno e ne daranno testimonianza. Questo Dio incarnato sarà motivo di gioia per tutti. La gioia del cristiano è la consapevolezza di essere il primo destinatario della sua salvezza, con la certezza di essere amato da un Dio grande e misericordioso. Dal libro del profeta Isaia. In passato il Signore umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una gran luce, su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che lo opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino come nel giorno di Madian. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi esorto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire. Infatti, a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Chloe che tra voi vi sono discordie.
Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io invece sono di Apollo, io invece di Cefa, e io di Cristo. E forse divise il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Cristo, infatti, non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunziare il Vangelo, non con sapienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo. Si ritirò nella Galilea, lasciò Nazareth e andò ad abitare a Cafarna, sulla riva del mare, nel territorio di Zabulon e di Neftali, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia: terra di Zabulon e terra di Neftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione ombra di morte una luce sorta. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le reti. E li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Signore.
ambientiamoci un momentino storicamente, cari fratelli, perché poi dalla storia in cui vediamo incarnato Gesù possiamo arrivare anche al mondo di oggi, a noi, perché questo Vangelo, specialmente nella pagina dei discepoli, ci coinvolge. E come che ci coinvolge? Intanto Giovanni è stato arrestato, Giovanni il precursore, e di lì a poco sarà messo a morte perché è uno che dà fastidio, non si adegua al discorso dei potenti di questo mondo. Giovanni annuncia la verità e, annunziando la verità, lascia intravedere la presenza di Gesù e lo indica presente. Vi ricordate domenica scorsa? Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Sul fallimento apparente di Giovanni e su un altro fallimento, quello di Zabulon e di Neftali. Vedete, queste scelte non sono fatte così in una maniera superficiale. Zabulon e Neftali, storicamente, al tempo dei profeti, sono state soggiogate, erano delle zone dove gli abitanti furono fatti schiavi. Allora è chiaro che si parla di una provocazione che viene fatta da Gesù, il quale dove deve andare ad abitare? Si sceglie Cafarno, nel territorio di Zabulon e di Neftali. Non solo una provocazione, ma è una risposta che comincia ad entrare nella storia. Vedete, parlando di tenebre, non vorrei che cadessimo nell'equivoco di pensare a un fatto atmosferico. Pensiamo subito a un fatto morale. Le tenebre sono il luogo adatto dove il mondo pasce, dove il mondo semina discordia, zizzania, male, cattiveria. Quelle sono le tenebre. E chi agisce male preferisce sempre agire nelle tenebre, perché non viene scoperto, non viene sgamato. La prigionia di Giovanni sono le tenebre di questo mondo. La schiavitù che fa perdere agli uomini la loro dignità sono le tenebre di questo mondo. Le tenebre sono nel cuore dell'uomo quando quest'uomo è oppresso da stanchezza, scoraggiamento, quando è sotto il peso di torti, sotto il peso di ingiustizie. Le tenebre sono nel cuore dell'uomo. Ma queste tenebre chiedono una luce, aspettano una luce. L'uomo, la storia, aspetta una luce. Noi non vogliamo arrogarci il diritto di dire noi la sappiamo lunga, noi abbiamo nella manica la ricetta per le soluzioni. No, noi sappiamo che la nostra soluzione al mondo di oggi si chiama una sola cosa, una sola persona, si chiama Gesù Cristo. Gesù Cristo viene a portare la luce. Ed è davvero la nostra esperienza qui che dovrebbe immediatamente emergere, dovrebbe far capolino, la nostra esperienza quando nella nostra vita abbiamo lasciato fare a Gesù. Che cosa è successo, fratelli miei? Vogliamo interrogare un momentino questi quattro discepoli, questi quattro pescatori? Prima di parlare della loro scelta fatta da Gesù, ma vorrei semplicemente richiamarvi questo concetto, fratelli miei. Se voi li vedete in riva al mare, sono espertissimi di pesca e rischierebbero senza il passaggio di Gesù di morire con la barca, i remi, le reti, i pesci.
male, il cattivo tempo, il bel tempo, la pesca buona, la pesca vuota. Morirebbero così. Invece passa Gesù, il quale c'è una caratteristica, la voglio dire subito perché non la voglio trascurare, fratelli miei, è fondamentale. Gesù Cristo, la storia, non l'ha fatta con i grandi. Gesù Cristo, la storia, non l'ha fatta con i famosi intelligenti. Gesù Cristo, la storia, l'ha fatta con i fessacchiotti. Perché la storia, fratelli miei, la deve guidare la grazia di Dio. Vi faccio un esempio, voi che siete abituati anche a camminare nella ricerca, andando a casa, per cortesia, adesso abbiamo sentito il Vangelo, ci ha presentato questi quattro pescatori che stanno là, Pietro. Poi ci ricordiamo che Pietro, tra l'altro, è stato quello che con Gesù non è che è stato troppo tenero perché era grezzo. E quando Gesù parlava di certe cose, Pietro gli aveva detto pure state zitto, non le dite queste cose, non si dicono, la gente non ci viene dietro. Quando parlava della passione, quando parlava di Gerusalemme, quando parlava della morte. Pietro è quello che nel cortile del sommo sacerdote per tre volte ha detto che non conosceva Gesù Cristo. Quindi un uomo fragile, potente, forte nella pesca, però da un punto di vista umano e anche da un punto di vista culturale, chissà se sapeva fare o col bicchiere. I conti li sapeva fare certamente. Però vedete, fratelli cari, andate a leggere gli Atti degli Apostoli. Dalla Pentecoste in poi, andate a leggere i discorsi di Pietro. Voi vi trovate di fronte a un colosso e vi domandate, ma è lo stesso Pietro? È lo stesso Pietro? E vi darete la risposta che è normale, è il Pietro della grazia, è il Pietro che Gesù Cristo, che è capace sempre di andare oltre, Gesù Cristo non si ferma, Gesù Cristo la storia la fa così, in questo modo, con i semplici, con i piccoli, è il Pietro che Gesù Cristo ha chiamato e adesso tu lo vedi. Soggiogato allo Spirito Santo, preso, afferrato dallo Spirito Santo, e che cosa è capace di fare? Quando Gesù dice nel Vangelo di oggi: convertitevi perché il regno dei cieli è vicino, qualche altra versione dice: convertitevi e credete al Vangelo, come noi diciamo durante la celebrazione delle ceneri. Vedete, fratelli cari, la luce in questo mondo può essere il Vangelo. La luce può essere il Vangelo. E voi vedete questi semplici pescatori, ma con la potenza dello Spirito Santo, che cosa sono stati capaci di fare? Hanno cambiato il mondo dove arrivavano, dove andavano a piantare una chiesa. C'era la rivoluzione, l'uomo promosso, l'uomo della gioia, l'uomo della resurrezione, l'uomo della felicità. Il mondo di oggi cosa sta aspettando? Allora ecco qui. Allora furono quattro pescatori. Ricordiamoci come battezzati, fratelli cari, che ognuno di noi è inutile che metta come paravento, ma io non sono capace. È inutile che dica, ma io non so parlare. È inutile che diciamo, io poi che cosa posso fare? Fratelli miei, stiamoci attenti a non giocare, a rimanere attaccati alla nostra barchetta. Rischiamo il fallimento nostro. Poi ci giriamo intorno, vogliamo attaccarci a qualcosa o a qualcuno e non troviamo nessuno. Allora bisogna avere il coraggio. Se il Signore bussa alla porta della nostra vita come battezzato e mi dice: io ho bisogno di te, voglio portare luce in questo mondo,
voglio portare il Vangelo in questo mondo. Non saremo noi, sarà la forza dello Spirito Santo, sarà la forza della grazia che in un momento in cui ci ha afferrati, ci ha trasformati, diventa luce per i nostri fratelli. A cui non andiamo a imporre, noi non facciamo proselitismo, non lo dimenticate, fratelli miei. E noi non siamo i terroristi dell'ISIS che ti impongono di credere e di fare in un certo modo, assolutamente no. Ma noi abbiamo una gioia immensa, che è questo Gesù Cristo, che è quello che è capace di fare, questo Gesù Cristo che più che all'esterno dell'uomo è capace di entrare nell'intimo dell'uomo, ed è lì che pianta la sua gioia, è lì che pianta la sua azione, è lì che pianta la sua trasformazione. E noi in questo modo possiamo andare ad annunziare. A me e a voi stamattina Gesù sta dicendo: vieni, segui me, ti voglio fare pescatore di uomini. Non perché andiamo a metterci con una lenza in mano a fare, oppure andiamo a Todore, nel porto di Capri, nel mare di Capri. No, fratelli miei, il mondo che ci circonda vuole vedere Gesù Cristo. Questo significa: vi farò pescatori di uomini, portare questa presenza, portare questa forza, portare questo Gesù. Il mondo ne ha bisogno, il mondo lo aspetta, anche se apparentemente lo rifiuta, non lo vuol vedere. Dice: vabbè, poi ce ne parli un'altra volta. Però questo mondo riesce ad essere affascinato da Cristo Gesù. Chi lo deve portare? Io e voi. Pietro, Andrea, suo fratello, Giacomo, Giovanni, due figli di Zebedeo, subito, ci dice il Vangelo di oggi, subito hanno lasciato tutto e hanno seguito Gesù. Noi li stiamo aspettando per andare con lui. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo e siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore della vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra preghiera, gioiosi per aver incontrato il Signore, forti della sua presenza con noi, al Padre dei Cieli. Preghiamo insieme dicendo:
Donaci, o Padre, la tua luce. Donaci, o Padre, la tua luce. Perché la Chiesa, guardando a Cristo, sappia costruire l'unità e la pace. Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua luce. Perché il Papa e i pastori della Chiesa accolgono sempre con amore chiunque sia smarrito ed emarginato, non guardando la sua appartenenza. Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua Chiesa. Perché ognuno di noi si senta chiamato a costruire un mondo di comunione e di amore, e non di distruzione e divisione. Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua luce. Signore, guarisci i nostri cuori e aiutaci a diffondere la tua luce e la tua pace. Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua luce. Preghiamo per l'unità dei cristiani, perché il Signore dia a tutti la forza e la volontà per superare gli ostacoli che si frappongono alla costruzione di una vera unione universale. Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua luce. Perché le popolazioni terremotate che stanno affrontando questo freddo e impietoso inverno trovino nei fratelli più fortunati col calore umano e aiuti concreti. Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua luce. Abbiamo adesso nel nostro cuore una preghiera al Padre dei Cieli che ci accompagna in questo momento. Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua luce. E te lo chiediamo non per i nostri meriti, ma per Cristo nostro Signore. Canto 50, sei l'offerta più pura. Della terra e del lavoro dell'uomo, presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti accoglici, Signore. Ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavami, Signore, da ogni colpa, purificami da ogni peccato. Preghiamo, fratelli e sorelle,
perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. I nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, che diventino per noi sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Con in alto i nostri cuori. Con rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, innalzare a te, Signore, Padre buono, l'inno di benedizione e di lode. Per mezzo del tuo Figlio, splendore ed eterna gloria, fatto uomo per noi, hai raccolto tutte le genti nell'unità della Chiesa. Con la forza del tuo Spirito, continui a radunare in una sola famiglia i popoli della terra e offre a tutti gli uomini la beata speranza del tuo regno. Così la Chiesa risplende come segno della tua fedeltà all'alleanza, promessa attuata in Gesù Cristo, Signore nostro. Per questo mistero di salvezza, ti lodano i cieli ed esulta la terra, e la Chiesa unanime canta la tua gloria. Soprattutto in quest'ora in cui Cristo tuo Figlio ci raduna per la Santa Cena. Egli, come ai discepoli di Emmaus, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione della croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio, Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fa che la Chiesa si rinnovi nella luce del Vangelo. Rafforza il vincolo dell'unità tra i laici e i presbiteri, fra i presbiteri e il nostro Vescovo Franco, fra i Vescovi e il nostro Papa Francesco. In un mondo lacerato da discordia e immerso nelle tenebre, la tua Chiesa risplenda segno profetico di unità e di pace. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi, in comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli e i martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i santi, innalziamo a te la nostra lode, nel Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo. Oh Signore,
santi misteri, ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio. Fa che ci rallegriamo sempre del tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Prima della benedizione volevo ricordare per la vita comunitaria che mercoledì prossimo alla parrocchia di Santa Sofia ci ritroveremo tutti quanti alle ore 18 per iniziare il cammino dei giovani che fanno il corso di Cresima. Quindi avvisiamo, se ci stanno ancora quelli che vogliono iscriversi, o verranno direttamente mercoledì alle 18 ad Anacapri, oppure in queste mattinate ci possiamo vedere qui in parrocchia. Ma sollecitate e dite a tutti che faremo un unico itinerario per tutte e tre le parrocchie. Ce lo faremo uguale, con gli stessi tempi, gli stessi mesi, con le stesse modalità. Il Signore sia con voi. La tua benedizione agisca in noi, Signore, e ci trasformi con la sua potenza rinnovatrice, perché possiamo essere interamente disponibili al servizio del Vangelo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Non diciamo di no al Signore, obbediamo a Gesù e andiamo in pace. Buona domenica. Dal libretto blu, canto 223.